Leggiamo, come sapete oggi, il canto 12 del Paradiso, che come noterete è un canto intimamente legato all'undicesimo che abbiamo letto un po' in fretta la settimana scorsa, quello in cui si faceva il panegirico di San Francesco. Lo leggiamo come al solito tutto di seguito, poi spieghiamo, facciamo una pausa durante la quale vi prego di inviarmi se ne avete i vostri dubbi. Poi proseguiamo la spiegazione e lo rileggiamo alla fine. Sì tosto come l'ultima parola la benedetta fiamma per dir tolse, a rotar cominciò la saltamola, e nel suo giro tutta non si volse prima che un'altra di cerchio la chiuse, e moto a moto e canto a canto colse. Canto che tanto vince nostre muse, nostre serene in quelle dolci tube, quanto primo splendor quel che refuse. Come si volgon per tenera nube due archi paralleli e concoluri, quando Giunone o sua ancella iube, nascendo di quel dentro quel di fuori, a guisa del parlar di quella vaga ch'amor consunse come sol vapori, e fanno qui la gente esser presaga per lo patto che Dio con Noè puose del mondo che giammai più non s'allaga. Così di quella sempiterne rose volgenci circa noi le due ghirlande, e sì l'estrema all'intima rispuose. Poiché il tripudio e l'altra festa grande, sì del cantare e sì del fiammeggiarsi, luce con luce gaudiose e blande, insieme appunto e a voler quietarsi, pur come gli occhi che al piacer chi muove conviene insieme chiudere e levarsi, del cor dell'una e delle luci nove si mosse voce che l'ago alla stella parer mi fece involgermi al suo dove. E cominciò. L'amor che mi fa bella mi tragge a ragionar dell'altro duca, per cui del mio sì ben ci si favella. Degno è che dove l'un l'altro si induca, sì che com'elli aduna militaro, così la gloria loro insieme luca. L'esercito di Cristo, che sì caro costò a riarmar, dietro all'insegna si movea tardo, sospeccioso e raro, quando l'imperador che sempre regna provvide alla milizia che era in forse per sola grazia, non per esser degna. E come detto, a sua sposa soccorse con due campioni, al cui fare, al cui dire, lo popol disviato si raccorse. In quella parte ove surge ad aprire zefiro dolce le novelle fronde di che si vede Europa rivestire, non molto lungi al percuoter dell'onde, dietro alle quali, per la lunga foga lo sol talvolta ad ogni uom si nasconde, siede la fortunata cara loga, sotto la protezione del grande scudo, in che soggiace il leone e soggioga. Dentro vi nacque l'amoroso drudo della fede cristiana, il santo atleta, benigno ai suoi e ai nemici crudo. E come fu creata, fu repleta sì la sua mente di viva vertute, che nella madre lei fece profeta. Poiché le sponsalizie fur compiute al sacro fontin tra lui e la fede, usi dotar di mutua salute, la donna che per lui l'assenso diede, vide nel sonno il mirabile frutto ch'uscir dovea di lui e dell'erede. E perché fosse qual era in costrutto, quinci si mosse spirito a nomarlo del possessivo di cui era tutto. Domenico fu detto, e io ne parlo siccome dell'agricola che Cristo elesse all'orto suo per aiutarlo. Ben parve messo e familiar di Cristo, che il primo amor che in lui fu manifesto fu al primo consiglio che die Cristo. Spesse fiate fu tacito e desto, trovato in terra dalla sua nutrice, come dicesse: io son venuto a questo. O padre suo veramente felice, o madre sua veramente Giovanna, se interpretata val come si dice.
non per lo mondo, per cui mossa affanna di retro ad Ostiense e a Taddeo, ma per amor della verace manna, in picciol tempo gran dottor si feo, tal che si mise a circuir la vigna che tosto in bianca, se il vignaio è reo. E alla sedia che fu già benigna più ai poveri giusti, non per lei, ma per colui che siede, che traligna, non dispensare o due o tre per sei, non la fortuna di prima vacante, non decima, quae sunt pauperum dei, addimandò, ma contro al mondo errante licenza di combatter per lo seme del qual ti fascian 24 piante. Poi, con dottrine e con volere insieme, con l'ufficio apostolico si mosse, quasi torrente che alta vena preme, e negli sterpi eretici percosse l'impeto suo, più vivamente quivi, dove le resistenze eran più grosse. Di lui si fecero poi diversi rivi, onde l'orto cattolico si riga, sì che i suoi arbucelli stan più vivi. Se tal fu l'una rota della biga in che la Santa Chiesa si difese, vinse in campo la sua civil briga, ben ti dovrebbe assai esser palese l'eccellenza dell'altra, di cui tomba dinanzi al mio venir fu sì cortese. Ma l'orbita che fe la parte somma di sua circonferenza è derelitta, sicché la muffa dov'era la gromma. La sua famiglia, che si mosse dritta coi piedi e le sue orme, e tanto volta che quel dinanzi a quel diretto gitta. E tosto si vedrà della ricolta della mala coltura, quando il loglio si lagnerà che l'arca gli sia tolta. Ben dico, chi cercasse a foglio nostro volume, ancor troveria carta o leggerebbe imi son quel chi soglio, ma non fia da Casal né da qua Sparta. Là onde vegnon tali alla scrittura che l'uno la fugge e l'altro la coarta. Io son la vita di Bonaventura da Magnoreggio, che nei grandi uffici sempre può sposi la sinistra cura. Illuminato e Agustin son quici, che fuor dei primi scalzi poverelli che nel capestro a Dio si fero amici. Ugo da San Vittore qui conelli. E Pietro Mangiadore, Pietro Spano, lo qual giù luce in 12 libelli. Natan profeta, il metropolitano, Crisostomo e Anselmo, e quel Donato che alla prima arte degnò di porre mano. Rabano è qui, e lucemi dal lato, il calavrese abate, Giovacchino, di spirito profetico dotato. Ad inveggiar cotanto paladino, mi mosse l'infiammata cortesia di Fra Tommaso e il discreto latino, e mosse meco questa compagnia. Allora, forse ricorderete che nel canto precedente Dante e Beatrice erano circondati da una ghirlanda di 12 luci, che sono gli spiriti sapienti che erano stati presentati nel canto decimo, e che nel presentare appunto Tommaso queste anime erano sorte in Dante due domande, la prima delle quali perché nel presentare l'ordine domenicano Tommaso aveva detto un ben si impingua se non si vaneggia, aveva dato luogo alla lunga risposta che occupa praticamente l'intero canto undicesimo, in cui Tommaso aveva fatto l'elogio della vita di Francesco, per poi aggiungere che siccome Francesco era stato inviato al mondo insieme a Domenico, in difesa della Chiesa, si capiva che Domenico aveva fondato un ordine che alimenta, cioè si impingua coloro che lo seguono, ma che ultimamente l'ordine si è corrotto, ha vaneggiato.
In questo canto, che è un po' fatto a chiasmo, in specchio, all'undicesimo, vedremo che si fa la, diciamo, prima abbiamo visto l'insieme delle 12 luci che conformano la corona degli spiriti saggi. Dopodiché l'elogio di Francesco è la denuncia della corruzione dell'ordine domenicano. Questa volta vedremo che in specchio un francescano farà l'elogio di San Domenico, poi farà la denuncia della corruzione dell'ordine francescano e si chiuderà questo specchio, diciamo, con l'enumerazione degli spiriti che conformano una seconda corona di saggi che appunto viene subito presentata all'inizio del canto. Dunque, si apre il canto 12, sittosto, cioè immediatamente, non appena l'ultima parola, la benedetta fiamma per dir tolse, cioè pronunciò per la sua ultima parola, la benedetta fiamma di San Tommaso, a rotar cominciò la Santa Mola, cioè ricominciò a girare la Santa, qui Dante, anziché dire ruota o ghirlanda, come aveva detto, dice mola, cioè la ruota del mulino, vero? E nel suo giro tutta non si volse prima che un'altra di cerchio la chiuse e moto a moto e canto a canto colse. Allora, prima che le anime arrivassero alla stessa posizione dove erano prima, quindi prima che, diciamo, si fosse esaurito il cerchio, un'altra corona di anime, di chiaramente diametro maggiore, la rinchiuse con un altro cerchio, prendendo parallelamente movimento a movimento e le note tali quali erano cantate dalle anime del primo cerchio. Vedremo ora che per rendere questo parallelismo perfetto che c'è sia nel movimento che nella luce che nel canto delle anime della prima corona e della seconda, Dante si serve di un torrente di immagini, tutte destinate appunto a rappresentare la perfetta concordanza fra i due cerchi, che suggerisce appunto la perfetta concordanza tra Francesco e Domenico, i due grandi protagonisti del canto precedente di questo. Allora, sì, quello che è successo è che finite le parole di Tommaso, le anime, Tommaso compreso, di quella prima corona di spiriti sapiente, riprese la danza e prima che facesse un giro completo, un'altra corona di altri 12, come vedremo, spiriti sapienti, la rinchiude prendendo con perfetta sincronia il canto e il movimento della prima. E al verso settimo Dante, diciamo, dichiara che il canto che cantavano appunto queste anime, canto che tanto vince nostre muse, nostre serene in quelle dolci tube, cioè un canto che vince, cioè supera anche i canti più belli della terra, quello delle muse o quello delle sirene, in quelle dolci tubi, in quei dolci, soavi strumenti musicali, la sconfigge la musica che facevano loro, quella che noi più bella sentiamo qui, quanto primo splendor quel che i refuse, cioè quanto un raggio supera il raggio riflesso che proviene da lui stesso, il che suggerisce che la musica delle sirene, la musica delle muse, non è che un riflesso imperfetto, inferiore
della musica del paradiso, così come un raggio riflesso proviene dal raggio primo. E adesso questo torrente di immagini cui mi riferivo prima, al verso decimo, come si volgono per tenera nube due archi paralleli e concolori, quando Iunone a sua ancella Iube, nascendo di quel dentro, quel di fuori. Allora, questa è una similitudine con l'arcobaleno, nominato attraverso il mito ovidiano di Iride, quella messaggera di Giunone che portava le notizie al mondo. Allora, così come si volgono attraverso una tenera nuvola, cioè l'aria impregnata di umidità dopo la pioggia, due archi concentrici e concolori dello stesso colore, quindi un doppio arcobaleno, quando Giunone manda da un ordine alla sua ancella, cioè a Iride, nascendo quello di diciamo diametro minore da quello di dentro, quello di fuori, come era la credenza che fosse una proiettazione dell'altro. E adesso, dentro questa similitudine dell'arcobaleno di cui Dante si vale per rendere la perfetta sincronia tra le due corone dei sapienti, innesca un'altra similitudine che riguarda un altro mito ovidiano, quello di Eco, la ninfa che si ridusse per amore a voce, appunto Eco, e ossa per amore di Narciso. Allora, a guisa di vuol dire come, cioè è una comparazione dentro la comparazione, a guisa del parlar di quella vaga che amor consunse come sol vapori. Cioè, così come un arcobaleno ripete il colore dell'arco minore, così come Eco ripete le parole, insomma, che qualcun altro dice, e fanno al verso 16, di nuovo torna al doppio arcobaleno e fanno qui la gente esser presaga per lo patto che Dio con Noè pose del mondo che giammai più non s'allaga. Vi ricordate che si racconta nel libro della Genesi che dopo il diluvio universale Dio promise a Noè che non ci sarebbe stato un altro allagamento del mondo, e come diciamo segno di quel patto c'è appunto l'arcobaleno. Tutto questo sono tutti riferimenti interni al primo termine del paragone, che adesso è finito, cioè come un doppio arcobaleno in cui un colore ripete quello dell'altro, così come la voce dell'eco ripete quello che qualcun altro dice, così, verso 19, così di quelle sempiterne rose volgenci circa noi le due ghirlande. E sì, l'estrema all'intima rispose, cioè così si giravano attorno a noi, dice Dante, a me e a Beatrice, le due ghirlande fatte di così quelle due ghirlande fatte di rose sempiterne, cioè qui si serve di un'altra metafora, quello della rosa sempiterna, chiaramente perché ebbero inizio e non avranno fine. Si giravano attorno a noi e quella estrema, cioè quella che è venuta dopo, rispondeva al movimento della prima. E al verso 22, poiché il tripudio e l'altra festa grande, sì del cantare, sì del fiammeggiarsi, luce con luce gaudiose blande, insieme appunto e a voler quietarsi, cioè dopo che la danza, il tripudio, e il resto della celebrazione del canto e del luccicare, rispondendo una luce all'altra, gaudiose, cioè liete e blande, amorose,
si acquietarono insieme nello stesso punto e con la stessa volontà, e di nuovo una similitudine per rendere questa perfetta sincronia tra il movimento e il canto delle due corone, pur come gli occhi che al piacer chi muove conviene insieme chiudersi e levarsi, cioè con la stessa sincronia con la quale abbassiamo le palpebre e riapriamo gli occhi, del cor dell'una, cioè dall'interno di una delle luci. Ricordiamo sempre che Dante in Paradiso non vede il corpo apparente delle anime, che chiaramente è dentro le luci che lui vede, ma il suo occhio mortale non gli permette di vederne la figura. Quindi dall'interno di una di loro, di una delle no luci nove, cioè di quelle arrivate successivamente, quindi facente parte della seconda corona, si mosse voce che l'ago alla stella parer mi fece involgermi al suo dove. Cioè si mosse una voce singolare che, e adesso Dante fa una similitudine con lui stesso, cioè lui si rivolse immediatamente a questa voce, a questa luce dalla quale emanava una voce, così come l'ago della bussola si muove alla stella polare attratta appunto dal nord. E cominciò allora un'anima, dopo che si fermò la danza doppia, il canto doppio, il luccicare doppio di questa doppia corona di spiriti saggi, si fermò e una delle anime cominciò a parlare con Dante. Verso 31. L'amor che mi fa bella mi tragge a ragionar dell'altro duca, per cui del mio sì ben ci si favella. Cioè, l'amore che mi fa bella, chiaramente la carità divina. Quindi l'amore di Dio, che è quello che mi rende bella, felice, mi attira a parlare dell'altra guida, dell'altro duca, per il quale si parla così bene del mio. Cioè, evidentemente questa è l'anima di un francescano che, per amor di carità, sentendo il discorso di Tommaso Domenicano parlare così bene di Francesco, come abbiamo sentito la settimana scorsa, è indotto dalla carità a venire a fare lo stesso con San Domenico, come farà ora, vero? Al verso 34, degno è che dove l'un l'altro si induca, cioè è degno che dove si parla di uno l'altro si introduca. Sicché com'egli aduna militaro, così la gloria loro insieme luca. Cosicché, così come loro militarono con uno stesso scopo, quello appunto di difendere la sposa di Cristo, cioè la Chiesa, come si è detto il canto scorso, così come militarono insieme, così che la loro gloria sfolgori, riluca insieme. E adesso al verso 37 si introducono i versi analoghi a quelli in cui nel canto scorso San Tommaso aveva detto che Dio, per difendere la sposa di Cristo, che Cristo aveva sposato con il suo sangue, aveva inviato due principi. Vi ricordate? Quindi i versi che vengono ora sono analoghi, ma notate un po' la differenza di, diciamo, termini con i quali ci si rivolge appunto a Domenico, e anche una nuova informazione di carattere più storico, e cioè qui ci si dice che la nascita di Francesco e di Domenico si dà non casualmente in un momento, ma in un momento di particolare fragilità e pericolo della storia della Chiesa. Quindi leggiamo al verso 37.
L'esercito di Cristo, che sì caro costò a riarmar, dietro all'insegna si muovea tardo, sospeccioso e raro, cioè la Chiesa militante, vero? L'esercito di Cristo, che era costato armare così costosamente, cioè così caro, con appunto la crocifissione. Si muoveva dietro la sua bandiera tardo, cioè lento, sospeccioso, pieno di eresie, titubante, e raro, poco denso, quindi era un momento particolarmente pericolante della Chiesa. Questo non ci era stato detto, nel canto undicesimo. Quando lo imperador che sempre regna provvide alla milizia, che rinforse per sola grazia, non per esser degna. Cioè era un momento particolarmente difficile della Chiesa, quando Dio, l'imperatore che regna sempre, vedete che sono tutti termini, esercito, insegna, imperatore, regna, milizia, tutti del campo semantico della lotta politica, provvide, cioè Dio provvide ad aiutare, no? La milizia, la chiesa militante, che era in forse, cioè che era in un momento pericolante, solo per grazia, non perché la chiesa ne fosse degna, cioè per grazia, diciamo, e generosità, non perché la Chiesa lo meritasse. Qui anche questo inciso, che, come vedremo, è l'inizio di alcuni incisi, di negazioni, tutti, appunto preceduti dall'avverbio non, noterete che comincia già ad avere un tono polemico, vero? Contro la Chiesa corrotta, che sarà pari un po' al tipo di militanza che si attribuirà a Domenico, più feroce che dolce, come nel caso di San Francesco. Allora, l'esercito di Cristo si muoveva in mezzo a titubanze e pericoli, quando Dio la soccorse, non per merito, perché lo meritasse, la Chiesa, ma per la sua sola grazia. E al verso 43, e come detto, a sua sposa soccorse con due campioni, al cui fare, al cui dire, lo popol disviato si raccolse. Cioè, è come è stato detto da Tommaso, il soggetto è sempre l'imperatore che sempre regna, cioè Dio, soccorse a sua sposa, cioè alla Chiesa, con due campioni. Prima aveva detto, vi ricordate, due principi ordinò, eh? Qui due campioni dall'idea appunto di due lottatori, al cui fare, al cui dire, per le cui azioni e i cui discorsi il popolo disviato dai cristiani si ravvide, cioè corresse il suo corso. Secondo la maggior parte dei commentatori antichi, questa distinzione che c'è nel verso 44 tra il fare e il dire si riferisce appunto a Francesco, la cui azione evangelica fu appunto fare, e il dire al magistero dottrinario della parola di Domenico, di cui si parlerà appunto tra qualche verso. E adesso al verso 46 inizia questa perifrasi geografica, analoga a quella con la quale si era aperta la presentazione di Francesco, in cui lì chiaramente indicava Ascesi, cioè Assisi con il suo nome antico, dove si diceva era nato un sole, per cui era più preciso parlarne come Oriente, vi ricordate? Questa volta invece l'immagine del sole, come vedremo, sarà un po' soppiantata da quella del vento e del fiume, cioè di due elementi sempre
quando ho notato che non vi vedevo più, appunto, che stavo segnalando la differenza tra le immagini che presentano Domenico rispetto a quelle che presentavano Francesco, no? Dove si parlava intanto di Oriente, ora vedremo che Occidente, ma soprattutto che la mitezza del paesaggio di Assisi sembrava di promettere la dolcezza di San Francesco come santo, mentre invece qua le immagini del torrente, cioè del fiume e del vento, dello zeffiro, sembrano di annunciare la forza travolgente della militanza diciamo, del Domenico che ci presenta Dante, al di là della sua realtà biografica. Ecco. Allora, inizia al verso 46, in quella parte ove surge ad aprire zeffiro dolce le novelle fronde di che si vede Europa rivestire. Cioè in quella parte è la Spagna, no? Da dove si apre strada lo dolce zeffiro che rinnova la natura in primavera. Zeffiro, secondo un'etimologia medievale, che non è quella vera, no? Quella vera è da Zefon Occidente, ma nel Medioevo gli attribuiva un'origine vicina a Zen, vivere. E quindi lo si, diciamo, associava alla revitalizzazione della natura in primavera, che chiaramente annuncia simbolicamente la vitalità del rinnovamento che porterà alla fede Domenico. Non molto lungi al percuoter dell'onde, cioè del mare, la costa atlantica dell'Occidente, della Spagna, dietro alle quali per la lunga foga lo sol talvolta ad ogni uom si nasconde, cioè nell'equinozio si nasconde il sole per tutti, perché per Dante l'emisfero sud è spopolato, siede la fortunata Calaroga. Allora, c'è tutta una discussione su come vedeva la mappa spagnola Dante, no? Perché effettivamente questi dati non sono molto precisi. Calaroga è una città piccola della Castiglia che Dante credeva vicina alla costa, appunto, ma non lo è. Ma non ci importa quello che pensa Dante. Siede la fortunata, fortunata perché lì nascerà appunto Domingo, sotto la protezione del grande scudo in che soggiace il leone soggioga, cioè sotto la protezione dello scudo di Castiglia e Aragon che si erano uniti nell'undicesimo secolo mettendo, diciamo, il simbolo di entrambi, il leone, la torre e il leone, dividendo lo scudo in quarti, vero? Ma al di là dei simboli è anche importante che qui si nomini lo scudo che insieme all'insegna chiaramente dà l'idea appunto della militanza di questo esercito. Dentro vi nacque l'amoroso drudo della fede cristiana, il santo atleta benigno ai suoi e ai nemici crudo. Cioè dentro questa costa spagnola nacque l'amoroso drudo, cioè drudo una parola dell'ambito, diciamo, feudale, no? Che vuol dire vassallo, quindi amante fedele della fede cristiana, il santo atleta, cioè il grande campione combattente, buono con i suoi e crudele con i nemici. Si sta già anticipando questa lotta contro l'eresia che caratterizzerà appunto l'azione di Domenico. E al verso 58. Vi ricordate che nel caso di Francesco che c'era stata una conversione, no? Perché si cominciava a parlare della sua giovinezza quando prende le distanze dal padre. Nel caso di Domenico ci sono diversi segni del carattere provvidenziale della sua nascita, come se già dal ventre materno avesse cominciato a fare azioni miracolose.
E allora al verso 58, e come fu creata, fu repleta sì la sua mente di viva virtute, che nella madre lei fece profeta. Allora, e non appena fu creata, la sua mente fu così piena, repleta di viva virtù, chiaramente divina, che dentro il ventre della madre rese profeta lei. Allora qui diciamo Dante sta seguendo una biografia antica, diciamo del 1290, antica voglio dire molto vicina alla vita stessa di Domenico, che è quella di Teodoro di Apodia, che narra appunto che quando era incinta, la madre di Domenico aveva fatto un sogno, aveva sognato un cane bianco e nero che scendeva ad un monte con una torcia e incendiava tutto. E questo era stato preso appunto come profetico dell'ardore di conversione degli eretici che aveva guidato l'ordine. E la cui tonaca, il cui abito era appunto bianco e nero. Allora, qui l'importante è che, diciamo, la virtù profetica di Domenico nella pancia della madre rende profetica la madre che sogna quello che accadrà con il figlio che porta in grembo, vero? E adesso passa nel verso 61. Alla figura delle nozze, così come vi ricordate nel Panegirico di Francesco si faceva questa allegoria delle nozze di Francesco con la povertà, in questo caso la figura delle nozze però è tra Domenico e la fede e quindi si riferisce al battesimo nel verso 61. Poiché le sponsalizie fuor compiute al sacro fonte in tra lui e la fede, usi dotar di mutua salute, la donna che per lui l'assenso diede, vide nel sonno il mirabile frutto che uscir dovea di lui e dell'erede. Allora, immediatamente dopo il battesimo, nominato attraverso la figura delle nozze, nel sacro fonte del battesimo, tra lui, Domenico, e la fede, dove si diedero reciprocamente una dote di salvezza, chiaramente il battesimo, come per tutti, è, diciamo, la porta alla salvezza della fede, ma in questo caso sono nozze perché anche Domenico darà una dote di salvezza alla fede perché lotterà contro l'eresia catara. La donna che diede per lui l'assenso, cioè la madrina, in riferimento a questo voglio che deve rispondere la madrina alla domanda del prete, vide nel sonno il frutto ammirevole, miracoloso che doveva uscire da Domenico e dai frati dell'ordine, cioè i suoi eredi. C'è appunto nella vita di Domenico un altro sogno profetico, questa volta quello della madrina, secondo cui lei dopo il battesimo sognò un bambino con una stella nella fronte che illuminava il mondo. E allora, al verso 67, e perché fosse qual era in costrutto, cioè affinché lui fosse come era in essenza nel discorso, in costrutto, quinci si mosse spirito a nomarlo del possessivo di cui era tutto. Cioè il nome di battesimo fu l'effetto dello spirito di Dio che indicò ai genitori di chiamarlo Domenico. Domenico, infatti, è il possessivo, anche Domingo, no? In spagnolo chiaramente, è il possessivo
Dominus, signore, no? Dominicus, poi italianizzato Domenico o Domingo in spagnolo, più lontano come al solito dalla base latina, e quindi di un possessivo di Dio cui lui era già tutto, cioè cui lui già apparteneva. Il nome viene quindi a rappresentare quello che era la realtà, cioè che questo bambino non apparteneva ai suoi genitori, bensì era tutto di Dio, del Signore. Domenico fu detto, e io ne parlo siccome dell'agricola che Cristo elesse all'orto suo per aiutarlo. Cioè, fu chiamato Domenico, e io, dice quest'anima che non si è ancora presentata, ci metterà un bel po' a dire il suo nome, io parlo di lui come dell'ortolano, dell'agricola che Cristo scelse per aiutare il suo giardino, no? Questa immagine dell'ortolano è molto bella perché darà luogo poi a questa quasi allegoria del fiume che va rigando, che con il suo torrente va strappando l'erba malefica dell'eresia, vero? E vedrete, come vedremo anche in altri canti, che ogni volta che il Dante scrittore mette la parola Cristo in posizione di rima, la parola rima solo con Cristo le tre volte che appare. Quindi al verso 73, ben parve messo e familiar di Cristo, che il primo amor che in lui fu manifesto fu al primo consiglio che diè Cristo. Cioè, ed effettivamente apparve subito come inviato e familiare servo di Cristo, giacché il primo amore che si manifestò in lui fu verso il primo consiglio che diede Cristo, che probabilmente si è molto discusso su quale fosse questo primo consiglio, ma oggi la maggior parte degli interpreti coincide nell'attribuirlo a questo precetto che diede Gesù al giovanotto ricco, insomma, vende tutto quello che hai. E quindi il primo precetto sarebbe la povertà, che infatti, come si dice nei versi successivi, sembrò scelta quasi immediatamente da Domenico, perché appunto, secondo una leggenda aurea che segue Dante, già da piccolo la balia lo trovava inginocchiato per terra. Lo leggiamo al verso 76. Spesse fiate fu tacito e desto trovato in terra dalla sua nutrice, come dicesse: io sono venuto a questo. Allora, molte volte fu trovato in silenzio, sveglio, in terra dalla sua nutrice, come se stesse dicendo, con una citazione del Vangelo di Marco, no? Ad hoc venni, sono venuto a questo, ma senza parlare, l'atteggiamento. Notate l'allitterazione del verso 77, trovato in terra dalla sua nutrice, tutte queste dentali sorde che tendono ad accentuare la durezza del pavimento, no? Il fatto di questo bambino che così presto diventa quasi un doppio di Cristo, come abbiamo notato in rapporto con Francesco la settimana scorsa. E qui esclama quest'anima, la cui identità non conosciamo ancora, al verso 79: o padre suo veramente felice, o madre sua veramente Giovanna, se interpretata val come si dice. Allora, di nuovo, così come prima si era data l'etimologia di Domenico, adesso se ne dà quella dei genitori. Il padre, chiaramente Felix, felice, è di etimologia trasparente per le nostre lingue. La madre, invece, veramente Giovanna, al verso 81 si chiarisce se interpretata, cioè etimologicamente vale come la si nomina,
C'era appunto anche qua un'etimologia medievale che Dante può aver letto nelle etimologie di Isidoro da Siviglia, come anche in Brunetto Latini, secondo cui prendendo Johann, diciamo la base ebraica del nome, si attribuiva il significato di grazia di Dio, di grazia divina al nome Giovanni e anche Giovanna, chiaramente. Allora, al verso 82 si inizia a raccontare, finora abbiamo saputo solo di lui che anzi da prima della nascita e immediatamente da bimbo aveva ispirato dei sogni profetici. Poi abbiamo solo saputo che da piccolo questo Dominghito era stato trovato per terra annunciando un futuro eccezionale. Ma adesso si comincerà a raccontare che cosa fece da adulto. E notate come, a differenza del canto di Francesco, qui ogni cosa che fa Domenico da adulto, quindi ormai responsabile, insomma, è consapevole dei suoi atti, la si presenta in opposizione polemica con quello che invece sta facendo la Chiesa corrotta. E infatti qui non si limita quest'anima a raccontare quello che lui fa, ma quello che non fa e che chiaramente ha questa veste di quello che non si dovrebbe fare e che invece si sta facendo nel mondo. Allora, al verso 82, non per lo mondo, per cui mossa fanna di retro ad Ostiense e a Taddeo, ma per amor della verace manna, in picciol tempo gran dottor si feo. Tal che si mise a circuir la vigna, che tosto in bianca se il vignaio è reo. Allora, non per amore del mondo, per il quale adesso ci si affanna, cioè la gente si stanca, dietro ad Ostiense e a Taddeo. Allora, questi due nomini, che sono analoghi un po', vi ricordate, all'elenco che apre il canto undicesimo, in cui Dante fa il paragone tra diciamo, la insensata cura dei mortali, di tutti quelli che si affannano e studiano e lavorano per l'utilità mondana, mentre invece lui, nello stesso tempo, era stato accolto così gloriosamente da Beatrice, sciolto da tutte queste preoccupazioni. Bene. Ostiense e Taddeo sono nomi, diciamo, analoghi a quelli. Ostiense è senza dubbio Enrico di Susa, il vescovo di Ostia, perciò chiamato Ostiense appunto, autore dei commenti al Decretum di Graziano, quindi rappresenta il diritto canonico che vi ricordate Dante aveva detto polemicamente nel canto scorso che era la sola cosa che oggi studiano i preti, perché riguarda appunto la loro possibilità di avere possedimenti terrenali. E di Taddeo non si è molto sicuro chi sia, ma la maggior parte dei commentatori, l'unanimità dei commentatori antichi, credono che sia un tale Taddeo Alderotti, un medico, appunto, autore di un testo che si studiava all'università. Quindi, questi due nomi stanno, diciamo, metonimicamente rappresentando il lucro o la carriera, la volontà di fare cose al mondo per le quali a volte si studia. Chiaramente sta criticando questo atteggiamento, quindi non per lucro o per fama o per carriera, ma per amore della verace manna, cioè del cibo verace. Vi ricordate che Dante nel canto undicesimo del Purgatorio aveva messo in bocca ai penitenti superbi questo Padre nostro così originale, in cui ai versicoli tradizionali presi dal Vangelo aveva aggiunto diciamo alcune modifiche mirate appunto alla penitenza dei superbi. E una delle modifiche che lui aveva impresso lì era
nella parte in cui si dice solitamente dacci oggi il pane di ogni giorno, aveva detto dacci oggi la manà, cioè la veracci manna, come l'alimento spirituale che era stato dato ai giudei nel deserto e che il cristianesimo, diciamo, interpretava come la grazia. Allora, non per interesse nel mondo, ma per amore del vero alimento spirituale, in piccolo tempo, cioè da molto giovane, diventò grande dottore. Quindi è interessante questo perché, siccome si era detto nel canto undicesimo che lui era, diciamo, un angelo in dottrina. La dottrina è l'acquisizione del sapere per onesto amore della verità e non, diciamo, come oggi succede, dice Dante, per far carriera o avere prestigio o avere soldi, vero? E infatti Domenico, no? Questo Domingo de Guzmán, già nel 1194 era stato ordinato sacerdote, entrato in una comunità agostiniana. E essendo ormai un grande dottore, al verso 86 si mise a prendersi cura, a circuire la vigna, cioè a, diciamo, a visitarla, custodendola in tutta la sua ampiezza. La vigna che velocemente sbianca, perde forza se il vignaio è reo. Cioè, chiaramente la vigna è una metafora della Chiesa che si deforma quando il Papa è corrotto. Allora, riprendiamo se ci siete. Non vedo delle domande sulla chat, quindi riprenderei la lettura dal verso 88. Quello che si è raccontato finora è che si ordinò sacerdote, si fece grande dottore, si mise a circuire la Chiesa, cioè a custodirla. E adesso al verso 87. Quando si sta per raccontare la richiesta che fece al Papa, di nuovo viene, diciamo, preceduta da tre negazioni che chiaramente sono azioni che Dante ritiene peccaminose e tipiche della Chiesa della sua epoca. Quindi riprendiamo dal verso 88. E alla sedia che fu già benigna più ai poveri giusti, cioè al papato, no? La sedia di Pietro, nominando metonimicamente il papato, che in passato fu più benigna nei confronti dei poveri giusti, è già un segno di polemica, non per lei, ma per colui che siede, che traligna, cioè non per l'istituzione in sé, ma per il papa che siede in quella sedia, che traligna, cioè che si è deviato. Non dispensare o due o tre per sei, non la fortuna di prima vacante, non decima quae sunt pauperum dei addimandò. Allora, invece di dire direttamente domandò la tale cosa, dice quello che non dimandò e che sono appunto tre cose gravissime che, contro le quali Dante in diversi libri, non solo nella Commedia, si scaglia. Non distribuire un terzo o la metà diciamo, dei beni della Chiesa tra i poveri e rimanere con l'altra parte, non due o tre, anziché sei. Non la fortuna di prima vacante, cioè non il primo beneficio vacante. Infatti raccontano le biografie di Domenico che ben tre volte lui rifiutò di essere vescovo. Non decime, non le decima, detto solennemente in latino, secondo il decreto, quae sunt pauperum dei, che sono in realtà dei poveri di Dio e non della Chiesa, cioè non per ottenere cari, che
non la distribuzione dei beni, non le decime, domandò, ma contro al mondo errante licenza di combatter per lo seme del qual ti fascia 24 piante. Cioè quello che domandò al papato è la licenza, cioè il permesso di combattere contro il mondo errante, cioè l'eresia, di combattere per la fede nominata come il seme che ha dato come piante le 24 luci che ti stanno attorno, dice quest'anima a Dante. Quindi la fede che è, diciamo, il seme della fioritura del paradiso. Bene? Che in questo caso sono le 24 luci degli spiriti sapienti. E infatti, così come era capitato con Francesco, così Domenico aveva ottenuto nel 1206 da Innocenzo III diciamo, il permesso di predicare contro gli albigesi e solo, diciamo, più formalmente da Onorio 10 anni dopo, come era capitato pure al francescanesimo. Verso 97, poi con dottrine e con volere insieme, con l'ufficio apostolico si mosse quasi torrente che alta vena preme. Cioè poi, dopo aver ottenuto questo permesso di combattere contro l'eresia, con dottrine e volontà, con l'ufficio apostolico si mosse come un fiume, un torrente che è premuto, lanciato dall'alta vena della montagna, quindi con grande potenza. E negli sterpi eretici percosse l'impeto suo più vivamente quivi dove le resistenze erano più grosse. Cioè percosse, sempre segue questa immagine del fiume molto potente, negli sterpi eretici, cioè la malerba dell'eresia, con il suo impeto, con più forza laddove le resistenze erano più robuste, cioè in Provenza dove gli albigesi, insomma, praticavano in grande numero l'eresia catara. E al verso 103, proprio per questo che viene ora, dicevo che è una sorta di allegoria, no? Perché ha parlato di un fiume che scende con impeto dalla montagna e che riesce a portarsi via con impeto la malerba dell'eresia. E adesso, al verso 103, di lui si fecero poi diversi rivi onde l'orto cattolico si riga, sì che i suoi arbuscelli stan più vivi. Cioè da questo torrente grande sorsero diversi fiumi di cui il cristianesimo, cioè l'orto cattolico, si innaffia, si irriga in modo che le piante, che sono i cristiani chiaramente, i suoi arbuscelli, hanno più vita rispetto a quella che avevano prima che questo torrente che Domenico apparisse. Secondo alcuni, questi diversi rivi alludono ai tre ordini domenicani, quello maschile, quello femminile, quello secolare, che sorsero appunto dalla predicazione di Domenico. Qualcuno dice che non si sente. Mi sentite voi altri? Sì, la maggior parte mi fa di sì. Non Sì, so che problema. si sente. Bene, c'è una persona che ha un problema forse con il suo computer. Bene, allora, al verso 106 inizia, diciamo, la parte analoga a quella che nel canto precedente faceva da nesso tra l'elogio di Francesco e quello di Domenico, solo che qui si fa alla rovescia, no? Se tal fu l'una rota della biga in che la Santa Chiesa si difese, vinse in campo la sua civil briga, ben ti dovrebbe assai esser palese
l'eccellenza dell'altra, di cui Tomma dinanzi al mio venir fu sì cortese. Allora, in questo caso la metafora dei due principi che agirono insieme qui è di un carro militare che ha due ruote, questa è la biga. E allora sta dicendo, se tal, cioè se così, così alto fu l'una delle ruote della biga di questo carro di guerra con cui si difese la Santa Chiesa e vinse nel campo di battaglia la sua lotta civile, cioè se Domenico fu così alto come lo sto dicendo, ben ti dovrebbe assai essere palese l'eccellenza dell'altra, cioè ormai ti dovrebbe essere evidente l'eccellenza di San Francesco, quell'altra ruota della biga di cui Tommaso, prima che io venissi, fu così gentile, facendone il panegirico. Vedete che qui nomina non a caso Tomma al verso 110, Tommaso in un modo molto colloquiale, perché effettivamente, quando sapremo chi è quest'anima, era un amico di Tommaso. Va bene? E al verso 112, seguendo quest'immagine della biga del carro con le due ruote, una ruota chiaramente è Francesco e l'altra è Domenico, adesso sta parlando di Francesco per analogia con Domenico e passerà. Come prima si era detto dell'ordine domenicano, adesso del francescano a parlare della sua corruzione. Quella volta non c'era l'immagine del carro di guerra, ma c'era quello del gregge, no? In cui alcune pecore si allontanavano dal pastore, quindi tornavano vuote di latte all'ovile. Questa volta la metafora riguarda appunto la ruota al verso 112, ma l'orbita che fe la parte somma di sua circonferenza è derelitta, sicché la muffa dov'era la gromma. Cioè, ma il disegno, no? L'orbita che fece la parte somma della sua circonferenza, che era Francesco, è derelitta, cioè si è rovinata, in modo che dove c'era il tartaro c'è la muffa, quindi si è, insomma, imputridita. E al verso 115 comincia appunto a spiegare che cosa è capitato con l'ordine francescano. La sua famiglia, che si mosse dritta coi piedi alle sue orme, è tanto volta che quel dinanzi a quel di retro gitta. Cioè la famiglia francescana, che prima si mosse dritta con i piedi sempre, diciamo vicina alle orme di Francesco stesso, si è girata in un modo così estremo che quel piede che andava avanti attira quello di dietro, e cioè si cammina all'inversa di quello che si dovrebbe, il che vuol dire che dalla parte dove andava Francesco se ne stanno allontanando i francescani, diciamo, contemporanei. Cioè, vedo che c'è una domanda sulla chat. Cosa sarebbe il tartaro? Il tartaro è la parte del vino, diciamo, che rende, diciamo, saporito il vino e quindi è come vino andato a male. E adesso al verso 118, questo personaggio, che come abbiamo detto è un francescano che ha fatto l'elogio di Domenico e adesso sta deplorando la corruzione del proprio ordine, fa una profezia. E tosto si vedrà della ricolta della mala coltura quando l'olio si lagnerà che l'arca gli sia tolta.
Allora, e tra poco tempo, da quello che si raccoglie, si capirà che la coltivazione è stata brutta, quando il loglio si lamenterà del fatto di aver perso l'arca. Qui chiaramente la parola loglio fa riferimento a questo episodio di Matteo della parabola della zizzania. Divisa appunto dal buon grano, vero? E allora ci sono due, possibili interpretazioni di questa profezia. Secondo alcuni, qui si sta alludendo alla condanna che il Papa Giovanni XXII farà degli spirituali rigoristi nel 1317 e 18. E tuttavia, come si vede nei versi successivi, quest'anima in realtà colpevolizza della corruzione non solo i rigoristi spirituali, ma anche i conventuali. E quindi è più probabile, vista appunto la presenza di questi termini, l'olio, che è presente appunto in questa idea del fatto che nel giorno del giudizio la malerba sarà lasciata da parte dalla salvezza, che la parola arca qui sia una metafora del granaio del cielo, e quello che sta dicendo quest'anima è che si capirà nel giorno del giudizio finale che i francescani corrotti saranno esclusi dalla salvezza, quindi dalla ricchezza del paradiso. E adesso non so se vi ricordate che nel canto precedente, dopo questa condanna della corruzione dell'ordine domenicano, Tommaso aveva fatto una salvezza, un'eccezione. Lui veniva parlando del gregge, aveva detto: è vero che ci sono alcune pecore che hanno paure, non si allontanano dal pastore, ma per coprirle, per fare le cappe per loro, basterebbe poca stoffa, cioè per indicare che sono poche, appunto. Scusate, zittisco un attimo perché c'è qualcuno che ha. Perché non ci riesco? Perché l'ho fatto io, Claudia. Ah, grazie, grazie. Allora, questa volta invece la metafora sarà quella di un libro, no? Quella che riguardava le poche anime domenicane che erano fedeli alla regola di Domenico, erano state, paragonate a pecore per coprire le quali ci voleva poca stoffa. Questa volta è un libro nel quale quasi tutte le pagine sono rovinate, ma alcune ancora si salvano. Al verso 121, ben dico, chi cercasse a foglio nostro volume, ancor troveria carta o leggerebbe, io mi son quel chiosoglio. Cioè, è vero che, no, è come una concessione. Chi nel nostro volume, cioè del nostro ordine francescano, si mettesse a cercare foglio per foglio nel nostro libro, troverebbe ancora qualche carta dove c'è scritto: io sono quello che ero solito fare, quindi quello che devo. Ma, così come prima aveva detto, ma la stoffa che ci vuole per coprirle è poca, qua approfitta quest'anima per lanciare una critica contro due posizioni estremistiche che secondo lui, e che chiaramente se secondo lui è perché vede la verità in Dio, non è una idea personale, quindi è la verità per Dante, l'ordine francescano sta essendo rovinato da due estremi, da coloro che flessibilizzano troppo la regola e da quelli che la irrigidiscono troppo. E quindi al verso 124 si dice così: ma non fia da Casal né da Quasparta.
onde vegnon tali alla scrittura, più uno la fugge, e altro la coarta. Allora, ma il foglio dove c'è scritto io sono quello che ero solito fare, non sarà né da Casale, qui si sta nominando metonimicamente Ubertino da Casale in Monferrato, un mistico molto rigido, feroce oppositore della scolastica che era stato professore di teologia a Parigi e condannato più volte dalla Chiesa, quindi sarebbe quello che coatta la regola, che la rende più rigida. Né d'acqua sparta, e qui sta nominando senza dubbio Matteo d'acqua sparta, un personaggio del quale Dante parla anche altrove perché ebbe anche una partecipazione nella politica della sua patria. Perché nel 1300 era stato inviato da Bonifacio VIII a Firenze per pacificare i guelfi bianchi e i guelfi neri, apparentemente, ma in realtà aveva appoggiato la politica di Bonifacio, che a sua volta appoggiava i neri, come voi sapete. È stato il ministro dell'ordine francescano dal 1287 e cardinale dal 1288, e qua chiaramente sta a indicare quelli che dimenticano la regola, la evitano. E infatti si dice al verso 125: da dove, lì da dove, cioè da Casale e da qua Sparta, provengono uno che fugge, cioè che evita la regola, e l'altro che la rende troppo rigida. E allora il lettore si starà domandando: ma chi è questo che si permette di sparlare sia di un movimento che dell'altro? Ed è effettivamente un teologo molto importante che seppe equilibrare molto bene l'ordine francescano in mezzo a questi due estremi. Adesso si presenta, verso 127. Io sono la vita di Bonaventura da Bagnoregio, che nei grandi uffici sempre posposi la sinistra cura. Abbiamo avuto modo di accennare a Bonaventura di Bagnoregio la settimana scorsa perché è l'autore della Legenda Maior, cioè una delle prime biografie di San Francesco, che è infatti fonte importantissima della biografia che mette in bocca a San Tommaso Dante nel canto undicesimo. È chiaramente un teologo molto importante umbro, Bagnoregio appunto in Umbria, che insegnò a Parigi e che fu dal 1257 fino a praticamente la sua morte nel 1274 il ministro generale dell'ordine francescano che qui di se stesso dice solo questo, che è molto importante e che è in rapporto con la polemica che aveva, diciamo, lanciato prima. Quello che fece lui, secondo quello che lui dice, è che nei grandi uffici, e si sta riferendo probabilmente al fatto che nel 1273 fu cardinale e che nel 1274 fu inviato al Concilio di Lyon, questi sono i grandi uffici che ricoperse nella sua vita, sempre posposi la sinistra cura, cioè mise sempre in secondo luogo l'occupazione sinistra, quindi quella meno importante, e cioè uno che nonostante aver svolto ruoli di grande preeminenza, non dimenticò mai che l'importante è la cura spirituale e non si innamorò del potere nel mondo. E adesso, a partire dal verso 120, 130 fino al 141, molto velocemente, in contrasto con quello che ci mette San Tommaso a nominare i 12 spiriti che formano la prima corona
di Sapienti. Adesso Bonaventura presenta le luci che sono attorno a Dante e Beatrice, quindi le 12 luci che conformano la corona più esterna, no? La seconda che è arrivata, alla quale appartiene lui stesso. I primi due, Illuminato e Agustin, son quici, che fuor dei primi scalzi poverelli che nel capestro a Dio si fero amici. Illuminato, d'Ariete, Agustin, napoletano, sono tra i primi discepoli di San Francesco che integrano quei nomi che si erano dati nel canto scorso. Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro, vi ricordate? Erano stati nominati i primi seguaci di Francesco. Illuminato e Agostino sono tra gli altri che furono, come dice lo stesso Bonaventura, tra i primi poverelli, cioè francescani scalzi, che andavano a piedi nudi, che usando il capestro, il cordone tipico francescano, si fecero amici di Dio. Poi al verso 133, Ugo da San Vittore è qui con elli. Ugo da San Vittore è un teologo del misticismo agostiniano, che è stato il maestro di Riccardo di San Vittore, che abbiamo visto invece nella prima corona dei Sapienti. E Pietro Mangiadore e Pietro Spano, lo qual giù luce in 12 libelli. Pietro Mangiadore è la traduzione all'italiano di Petrus Comestor, cioè come mangiatore di libri, tanto era colto, un teologo che aveva insegnato anche all'Università di Parigi, autore dell'Historia Scolastica, che per Dante è importante, infatti la cita, e Pietro Spano, portoghese, e secondo Dante, oggi non si è tanto d'accordo sull'assegnare questa identità a questo spirito sapiente, secondo Dante è il Papa Giovanni XXI, Papa dal 1276, unico Papa del Paradiso dantesco. Abbiamo trovato molti papi nell'inferno, vi ricordate? Tra gli avari, tra i simoniaci, abbiamo trovato un Papa tra gli avari del Purgatorio, Adriano V, e questo è l'unico Papa che viene nominato molto velocemente in mezzo agli altri sapienti. Pietro Spano aveva scritto un libro di logica in 12 libri, che sono quelli che vengono menzionati nel verso 135, perciò Dante dice giù nel mondo luce, in questi 12 libelli, che sono libri di logica che Dante cita molto nella Monarchia. Poi al verso 136, Natan profeta, il metropolitano Crisostomo e Anselmo, è quel Donato che alla prima arte degnò porre mano. Allora, Natan profeta è un personaggio dell'Antico Testamento, quello che consacrò Salomone come re, e questo è importante perché vedremo la settimana prossima, nel canto tredicesimo, parleremo a lungo di Salomone, visto che a proposito di lui, non so se vi ricordate, nel canto decimo si era detto che non sorse il secondo dopo tanto vedere, quindi uno spirito molto saggio. A proposito del quale Dante ha avuto questo secondo dubbio che finora non ha trovato risposta. E lo si chiama profeta perché aveva profetizzato a Davide che la sua stirpe sarebbe vissuta per sempre. Quindi, secondo il cristianesimo, questo era un annuncio appunto della nascita di Cristo. E il metropolitano Crisostomo è Giovanni di Antiochia, Crisostomo in greco vuol dire bocca d'oro, quindi lo si trova anche così nei libri, insomma nei testi latini, di Costantinopoli, perciò lo si chiama metropolitano, patriarca greco del IV secolo, vescovo appunto di Costantinopoli, che aveva denunciato la corruzione della corte imperiale e che morì nell'esilio.
Anselmo d'Aosta, questo monaco benedettino del XI secolo, arcivescovo di Canterbury, che aveva scritto tra le altre opere il Proslogium, che contiene la prova ontologica dell'esistenza di Dio, che era stata chiaramente osteggiata da San Tommaso, che è lì molto vicino. È di nuovo un segno della pacificazione tra rivali che c'è in questo cielo, vero? Come avevamo notato l'altra volta, la vicinanza tra Sigeri di Brabante e Tommaso stesso. E quel Donato, un grammatico del IV secolo, che alla Primarte degnò porre mano, la Primarte del Trivium, no? Che è la grammatica, appunto, si occupò di grammatica. Secondo alcuni studiosi, la presenza di un grammatico qua è legata all'importanza che nel canto si dà all'etimologia dei nomi propri, no? Quando si parla di Domenico, di Giovanna, di Felix come nomi aventi un significato simbolico. Poi al verso 139, Rabano è qui, Rabano Mauro, un monaco benedittino, arcivescovo di Magonza, e qui è qui il personaggio davvero più notevole di questi 12, ed è notevole anche che sia accanto a Bonaventura, così come abbiamo notato l'audacia di aver messo, l'audacia di Dante scrittore di aver messo accanto a San Tommaso Sigere di Brabante, perché vedete che appunto gli si dedicano più versi. E lucemi dal lato il calabrese abate Gioacchino di spirito profetico dotato. Questo è Gioacchino del Fiore, un monaco che prima fu cistercense e poi invece fondò un nuovo ordine, e che è un teologo che fu molto importante come esempio dei francescani rigoristi. Perché è importante la presenza di Gioacchino del Fiore qua, e soprattutto diciamo, l'attribuzione del verso 141 della sua investitura profetica, di spirito profetico dotato. Perché Gioacchino, in un libro che si chiama Expositi in Apocalipsi, cioè sull'Apocalisse, aveva parlato dei tre tempi del mondo, di un primo tempo che è il tempo del, cioè erano tre tempi chiaramente corrispondenti alle tre persone della Trinità. Il primo tempo, il tempo del Padre, era il tempo del giudaismo, diciamo, fino alla nascita di Cristo. Il tempo del figlio è quello che si stava vivendo, cioè il tempo del cristianesimo in cui c'è la Chiesa, e qui viene il problema politico, e secondo lui stava per arrivare un terzo tempo, che è il tempo dello spirito, che avrebbe implicato il trionfo della povertà evangelica ormai senza Chiesa. E chiaramente questo era stato condannato dalla Chiesa, e lo stesso Bonaventura, che qui lo presenta accanto a sé, l'aveva responsabilizzato dello scandalo dell'ordine francescano, trattandolo di, diciamo, insomma, stolto, simplex, dice. E quindi erano rivali in vita, e qua sono riconciliati. Ma è soprattutto molto interessante il fatto che Non Dante. llegamos a Monte. Scusate, vediamo. Ecco, grazie Alice. È interessante, audace, il fatto che al verso 141 Dante, attraverso la voce autorevole di Bonaventura, chiaramente ispirata nel Dio che sta vedendo, dichiari che Gioacchino era un profeta, perché questa profezia sul terzo tempo, il tempo dello spirito,
che era stato condannato dalla Chiesa, chiaramente qui si sta dicendo che era vero, insomma. Bene. Qualcuno domanda come sono salvati i personaggi prima di Cristo. Beh, questo diciamo è parte del dogma e lo si vede fin da subito nel libro, nel canto quarto dell'Inferno. Non so se vi ricordate, Dante domanda a Virgilio se qualcuno che era lì nel primo cerchio dell'Inferno è stato qualche volta salvato, e Virgilio conferma che lui era da poco tempo lì. Quando uno segnato del simbolo della vittoria, cioè Cristo chiaramente, ma che Virgilio non lo può nominare così perché non l'aveva riconosciuto probabilmente, è sceso all'inferno e si è portato le anime di Adamo, Abramo, Rachele e tutti quei patriarchi che insomma. Scusate, perché vedo che mi state mandando nel frattempo le osservazioni, che erano stati nel limbo sospesi fino alla nascita di Cristo. È la sorte appunto di tutti i personaggi positivi dell'Antico Testamento, che essendo giudei credevano nel Messia e quindi una volta che il Messia arrivò li portò in paradiso. Qualcuno si ribella contro che Dante accettasse, certamente, questo è il problema di non, diciamo, limitarci a quello che Dante dice, ma alla storia che noi magari possiamo conoscere da altre fonti. Chiaramente per Dante non c'è cupidigia né crudeltà, o se c'è crudeltà è giustificata per la Chiesa militante nella lotta contro gli albigesi. Cioè, chiaramente per Dante non è che. Allora, è difficile forse per noi che siamo che ci sentiamo amici di Dante, che siamo d'accordo con Dante su tante cose. Che lo ammiriamo per il libro incredibile che scrisse, ricordare che Dante è medievale e che è un integralista del cristianesimo. Non solo, diciamo, Dante non prende le distanze dalle crociate, ma addirittura, come vedremo più avanti, una delle cose che rimprovera Bonifacio è il fatto di non bandire crociate. L'abbiamo già letto in realtà nel canto 27° dell'Inferno, in un modo indiretto nelle parole di Guido da Montefeltro, lo leggeremo nella voce direttamente di San Pietro. E quindi Dante è uno che chiaramente appoggia le crociate. Va bene? Allora, no, volevo dire, prima che cominciassero insomma ad arrivare le vostre perplessità sulla chat, che chiaramente ringrazio, perché ovviamente vuol dire che il libro si sta leggendo con partecipazione vitale, vero? Che è interessante anche in un libro in cui, come Dante stesso dice, lui si dichiara scriba dei e quindi anche lui dotato di spirito profetico, riconosca a un altro personaggio, in questo caso Gioacchino del Fiore, di spirito profetico, perché è un modo di, diciamo, ridimensionare la propria missione, cioè per Dante, in momenti di particolare fragilità della Chiesa, Dio sceglie di manifestarsi attraverso diverse voci. Quella sua, di Dante, è una, eccezionale chiaramente, perché ebbe questa particolare grazia di andare nell'aldilà, avendo ancora un corpo per salvarsi lui, ma anche per trasmettere, soprattutto per trasmettere questa verità al mondo che malvive, come dice Beatrice, ma non è l'unico.
Cioè, anche Gioacchino del Fiore è un profeta chiaramente moderno, non un profeta dell'Antico Testamento. E questo rende più verosimile o accettabile la propria, parola profetica, quella di Dante stesso, vero? E adesso al verso 142 chiude il suo discorso, Bonaventura, spiegando che è stato mosso a fare questo elogio di Domenico, l'elogio che Tommaso Domenicano ha fatto di Francesco. Paroleggiamolo perché appare una parola che può essere interessante analizzare. Ad inveggiar cotanto paladino mi mosse l'infiammata cortesia di fra Tommaso e il discreto latino, e mosse meco questa compagnia. Cioè, ad elogiare un paladino così dotato come Domenico, mi mosse la cortesia diciamo ardente, infiammata di fra Tommaso e il suo chiaro discorso, discreto latino. E sempre questa infiammata cortesia di Tommaso nei confronti di Francesco mosse con me questa compagnia, cioè questi altri 11 saggi che sono scesi dall'Empireo con me a circondare la prima corona. Ora, la parola che è qui interessante è, scusate, Catari Albigesi, sì, sono la stessa eresia, solo che li si chiama Albigesi per la città di Albi, anche se i Catari ebbero un grande centro anche a Toulouse. Allora, la parola inveggiare ci interessa, no? Perché chiaramente qua è elogiare, no? Emulare, perché è effettivamente quello che ha fatto Bonaventura con Domenico. Però è una parola che ha la stessa radice etimologica di invidiare, inveggiare, no? Invidiare è la parola colta, è la parola dotta, inveggiare è la parola di origine popolare, ma entrambe provengono da una stessa base latina che chiaramente Dante conosceva. E vi ricordate che la settimana scorsa ci siamo soffermati un po' sul sintagma molto problematico attribuito da Tommaso a Sigere di Brabante, che nel vico dello strame sillogizzò invidiosi veri. Vi ricordate che abbiamo parlato di questi invidiosi veri che sono così difficili da interpretare? Vi ricordate o non vi ricordate? Perché vabbè, vi vedo un po' perplessi. No, quello che dico è che secondo alcuni studiosi la presenza della parola inveggiare in chiusura di questo canto, che è così intimamente legato al canto undicesimo, del termine inveggiare con valore positivo, come sinonimo di elogiare, emulare, può illuminare un senso forse positivo di invidiosi, cioè degni di elogio o di emulazione anche nel canto undicesimo. È un'ipotesi, chiaramente, ma sono, come al solito, ormai siamo abituati, problemi aperti. Rileggiamo il canto. Sì, tosto come l'ultima parola la benedetta fiamma per dir tolse, a rotar cominciò la santa mola, e nel suo giro tutta non si volse prima che un'altra di cerchio la chiuse, e moto a moto e canto a canto colse. Canto che tanto vince nostre muse, nostre serene in quelle dolci tube, quanto primo splendor quel che i rifuse. Come si volgon per tenera nube due archi paralleli e concolori, quando Iunone a sua ancella iube, nascendo di quel dentro quel di fuori, a guisa del parlar di quella vaga ch'amor consunse come sol vapori, e fanno qui la gente esser presaga per lo patto che Dio con Noè puose del mondo che giammai più non s'allaga, così
di quelle sempiterne rose volgenci circa noi le due ghirlande e sì l'estrema l'intima rispuose. Poiché il tripudio e l'altra festa grande, sì del cantare, sì del fiammeggiarsi, luce con luce gaudiose e blande, insieme appunto e a voler quietarsi, pur come gli occhi che al piacer chi muove conviene insieme chiudere e levarsi, del cor dell'una delle no luci nove, si mosse voce che l'ago alla stella parer mi fece involgermi al suo dove, e cominciò. L'amor che mi fa bella mi tragge a ragionar dell'altro duca per cui del mio sì ben ci si favella. Degno è che dove l'un l'altro si induca, sì che com'elli ad una militaro, così la gloria loro insieme luca. L'esercito di Cristo, che sì caro costò a riarmar, dietro all'insegna si movea tardo, sospeccioso e raro, quando l'imperador che sempre regna provvide alla milizia che rinforse per sola grazia, non per esser degna. E come detto, a sua sposa soccorse con due campioni, al cui fare, al cui dire, lo popol disviato si raccorse. In quella parte ove surge ad aprire zefiro dolce le novelle fronde di che si vede Europa rivestire, non molto lungi al percuotar dell'onde, dietro alle quali, per la lunga foga, lo sol talvolta ad ogni uom si nasconde, siede la fortunata Calaroga, sotto la protezione del grande scudo in che soggiacce il leone e soggioga. Dentro vi nacque l'amoroso drudo della fede cristiana, il santo atleta benigno ai suoi, ai nemici crudo. E come fu creata, fu repleta sì la sua mente di viva vertute che nella madre lei fece profeta. Poiché le sponsalizie fur compiute al sacro fonte intra lui e la fide, u si dotar di mutua salute, la donna che per lui l'assenso diede, vide nel sonno il mirabile frutto cuscir dovea di lui e dell'erede. E perché fosse qual era incostrutto, quinci si mosse spirito a nomarlo del possessivo di cui era tutto. Domenico fu detto, e io ne parlo siccome dell'agricola che Cristo elesse all'orto suo per aiutarlo. Ben parve messo e familiar di Cristo, che il primo amor che in lui fu manifesto fu al primo consiglio che diè Cristo. Spesse fiate fu tacito e desto trovato in terra dalla sua nutrice, come dicesse, io son venuto a questo. O padre suo veramente felice, o madre sua veramente Giovanna, se interpretata val come si dice. Non per lo mondo, per cui mo s'affanna di retro ad Ostiense e a Taddeo, ma per amor della verace manna, in picciol tempo gran dottor si feo, tal che si mise a circuir la vigna, che tosto in bianca, se il vignaio è reo. E alla sedia che fu già benigna più ai poveri giusti, non per lei, ma per colui che siede, che traligna, non dispensare o due o tre per sei, non la fortuna di prima vacante, non decima, quae sunt pauperum dei, addimandò, ma contro il mondo errante licenza di combatter per lo seme del qual ti fascian 24 piante. Poi con dottrine e con volere insieme, con l'ufficio apostolico si mosse quasi torrente che alta vena preme, e negli sterpi eretici percosse l'impeto suo più vivamente quivi dove le resistenze eran più grosse. Di lui si fecer poi diversi rivi, onde l'orto cattolico si riga, sì che i suoi arboscelli stan più vivi. Se tal fu l'una rota della viga in che la Santa Chiesa si difese e vinse in campo la sua civil briga, ben ti dovrebbe assai esser palese l'eccellenza dell'altra, di cui tomma dinanzi al mio venir fu sì cortese. Ma l'orbita che fe la parte somma di sua circunferenza è derelitta, sicché la muffa dov'era la gromma. La sua famiglia,
che si mosse dritta coi piedi alle sue orme, tanto volta che quel dinanzi a quel di retro gitta. E tosto si vedrà della ricolta della mala coltura quando il loglio si lagnerà che l'arca gli sia tolta. Ben dico, chi cercasse a foglio nostro volume, ancor troveria carta o leggerebbe i mi son quel chi soglio. Ma non fia da Casal né da qua Sparta, la onde vegnon tali alla scrittura, che uno la fugge, l'altro la coarta. Io son la vita di Bonaventura da Magnoreggio, che nei grandi uffici sempre pospuosi la sinistra cuna. Illuminato e Agustin son quici, che fuor dei primi scalzi poverelli che nel capestro a Dio si fero amici. Ugo da San Vittore e qui Corelli, e Pietro Mangiadore, Pietro Spano, lo qual giù luce in 12 libelli. Natan profeta, il metropolitano Crisostomo e Anselmo, e quel Donato che alla prima arte degnò porre mano. Rabano è qui, e lucemi dal lato il calabrese abate Giacavino, di spirito profetico dotato. Ad inveggiar cotanto paladino mi mosse l'infiammata cortesia di fra Tommaso e il discreto latino, e mosse meco questa compagnia. Grazie dell'attenzione, ci vediamo la settimana prossima e leggiamo il canto 13. Arrivederci. Grazie.